Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è il primo TG Flash delle ore 11, andiamo con le ultime notizie. Il Premier Giuseppe Conte in diretta da Palazzo Chigi ha svelato le nuove misure del decreto legge per le festività natalizie. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Dobbiamo quindi intervenire e vi assicuro che non è una decisione facile, è una decisione sofferta per rafforzare il regime di misure che sono necessarie per affrontare le prossime festività in modo da cautelarci meglio, anche in vista della ripresa più generale delle attività che avverrà a gennaio. Ecco allora che abbiamo da poco adottato un decreto legge, si è svolto un Consiglio dei Ministri, questa volta con decreto legge, non con DPCM, che offre un punto di equilibrio tra la stretta che dobbiamo necessariamente mettere in campo e le deroghe necessarie, comunque in considerazione dell'importanza sociale, vorrei dire anche ideale, che queste prossime festività hanno nella nostra comunità nazionale. Quindi riassumo le misure che adotteremo. Possiamo ragionare di una zona rossa nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio. Sarà vietato ogni spostamento tra le regioni. Per scongiurare un innalzamento della curva dei contagi, l'intero territorio nazionale quindi sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, ripeto, dal 24 al 6. Per chiarezza indichiamo i giorni 24, 25, 26, 27 dicembre, ancora 31 dicembre e poi 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. La zona rossa contempla le seguenti misure. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità, salute. È possibile però, ecco questa è una misura particolare che introduciamo, ricevere nella propria abitazione sino a due persone non conviventi dalle ore 5 alle ore 22. Queste due persone potranno portare con sé anche i figli minori di 14 anni che sono quindi esclusi dal computo e le persone con disabilità o anche conviventi non autosufficienti. Questa misura l'abbiamo pensata per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo. È consentita inoltre l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e l'attività sportiva all'aperto in forma individuale. Per quanto riguarda le altre misure, ricordo che con questa zona rossa ci sarà la chiusura degli esercizi commerciali, dei centri estetici, dei bar, dei ristoranti, tranne l'asporto fino alle ore 22 e le consegne a domicilio. Restano invece aperti alcuni esercizi come supermercati, negozi di beni alimentari di prima necessità, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Peraltro le chiese e i luoghi di culto saranno aperti per le funzioni religiose e saranno aperti sino alle ore 22. Passiamo alla zona arancione. L'intero territorio nazionale sarà zona arancione nei giorni feriali. Per maggiore chiarezza li indico. Giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune di abitazione e di residenza senza dover giustificare il motivo. Però qui dobbiamo raccogliere un indirizzo del Parlamento che è stato chiaro: per venire incontro a chi abita nei comuni più piccoli sono permessi gli spostamenti dei comuni fino a 5.000 abitanti per un raggio di 30 chilometri. È ufficiale, la Campania torna in zona gialla, anche se soltanto per 3 giorni, insieme a Toscana, Valle d'Aosta e Bolzano. Non si tratta di un nuovo provvedimento, ma della scadenza di un'ordinanza vigente che non è stata rinnovata al Ministro della Salute Roberto Speranza sulla scorta dei dati forniti dalla cabina di regia. Tuttavia il nuovo decreto legge del Governo imporrà zona rossa e zona arancione in tutta Italia nei giorni prefestivi e festivi.
La Protezione Civile ha diramato il bollettino di aggiornamento della situazione pandemica sul territorio italiano. Si segnalano 17.992 nuovi positivi al Covid-19, 674 morti e 22.272 guariti. Il numero dei tamponi processati è stato di 179.800 unità, per un tasso di positività del 10%. Preoccupa la situazione del Veneto, al primo posto per l'incremento di contagi. Nelle ultime 24 ore sono ben 4.211 le nuove persone positive al tampone molecolare. L'unità di crisi della Regione Campania ha pubblicato il bollettino di aggiornamento Covid-19 per la giornata del 18 dicembre. Si certificano 1.201 nuovi positivi, di cui 118 sintomatici, a fronte di 18.146 tamponi processati, tasso di positività al 6,6%, a cui si aggiungono 3.001 guariti e 56 deceduti, 22 nelle ultime 48 ore e 34 in precedenza, ma registrati nella giornata di ieri. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva ne sono occupati 120, su 3.160 posti letto di degenza ordinaria ne sono occupati 1.621. Sono 235 nuovi positivi di Covid-19 nel Casertano su 2.875 tamponi processati, pari all'8,2%. Aumenta anche il numero dei guariti, che ha raggiunto quota 27.137 da inizio pandemia. Sono 602 le persone dichiarate clinicamente guarite nelle ultime 24 ore, col totale dei pazienti attualmente monitorati che scende a 6.169. 7 pazienti nelle ultime 24 ore hanno purtroppo perso la vita nel Casertano dopo essere stati contagiati dal coronavirus. I casi sono registrati ad Aversa 2, Carinola 1, Cellole 1, Maddaloni 2 e Piedimonte Matese. Il totale dei decessi del Casertano da inizio pandemia arriva a quota 358. Chiudiamo il nostro TG con il calcio. Il Napoli prepara la sfida contro la Lazio in programma domani all'Olimpico alle ore 20:45. Mancheranno Mertens, che si è infortunato nella partita contro l'Inter, il capitano Lorenzo Insigne, che ha ricevuto una giornata di squalifica e un'ammenda. Gattuso dovrebbe optare per il tridente inedito composto da Politano, Petagna e Lozano. Intanto sono state anche ufficializzate le date per le gare di Coppa Italia e Supercoppa di gennaio. La Coppa Italia al Diego Armando Maradona il 13 di gennaio alle ore 17:45 contro l'Empoli. Una settimana più tardi la Supercoppa contro la Juventus al Mapei Stadium in Emilia alle ore 21. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.